proprio alla famiglia e ai bambini. Due volte ci siamo trovati qui in questo teatro meraviglioso, che per me è il teatro della città e deve essere il teatro della famiglia, e due altre volte ci siamo trovati invece, la prima volta in ospedale e la seconda in carcere, perché tutti hanno diritto ad assistere allo spettacolo. Speriamo che sia l'inizio di una serie di eventi dedicati proprio alla famiglia, alla quale come assessorato io tengo moltissimo, e soprattutto dedicati alla felicità della famiglia che sta insieme con musica di eccellenza e di grande qualità. Mozart era il primo che toccava i materiali, cercava di capirne il suono, ma per i gesti che compivano. Allora forse. Mio padre suonava e la mia casa è sempre stata invasa da musicisti. Seduto sulla scala, guardando quella grande porta a vetri della sala. E Haydn, Beethoven, Bach, Chopin, Mozart. Poi all'improvviso mi addormentavo e tutto continuava nei miei sogni. Alla bottega di Mastro Amadeo, il luogo dove il maestro insegnava l'arte agli allievi ed anche a me. Beh, che cosa fosse una tabacchiera io mica lo sapevo. Voi lo sapete, bambini, che cos'è una tabacchiera? Lo sapete? La tabacchiera è una piccola scatola dove all'interno c'era il tabacco. E così, con tutte quelle scatole, io mi costruivo una grande scatola per raggiungere il bancone. E tabacchiera dopo tabacchiera, gradino dopo gradino, arrivavo al bancone dove c'era lui, Mastro Amadeo, vero artista della musica. Così io chiamavo Wolfgang Amadeus Mozart nei miei sogni. Mastro Amadeo. Maestro, ma scusa, con tutti quei viaggi, quando trovavi il tempo per giocare? E chi erano i tuoi amici, se non la tua mamma, il tuo papà, tua sorella, il cocchiere? No, scusa, mi scuso se sono così curioso, però adesso ti voglio leggere un paio di lettere di qualche bambino. Senti, senti quello che dice.